grande avversario del Bernini, Francesco Borromini contesta punto per punto con la propria opera la poetica universalistica del rivale. È un contrasto di idee, combattuto dal Borromini soprattutto sul piano della tecnica e mantenuto invece dal Bernini sul piano dello stile, del valore dell'immaginazione, che non deve mai essere arbitraria o chimerica. Eccitazione fantastica senza fondamento nella storia. Borromini, al contrario del suo poliedrico antagonista, è soltanto architetto. La sua tecnica è ansiosa, tormentata, sempre insoddisfatta. San Carlo alle Quattro Fontane ha le dimensioni esatte di uno dei piloni che sostengono la cupola di San Pietro. La facciata, rimasta incompiuta alla sua morte, è alta e relativamente stretta, ma piena di movimento. Colonne, sculture, linee curve trasmettono quel dinamismo eccessivo, caratteristico del barocco al suo apogeo. La pianta ellittica sortisce all'interno un effetto di contrazione dello spazio, opposto alla ricerca di dilatazione perseguita dal Bernini. Il minuscolo ovale è magnificamente distorto da convessità profonde e da curve morbide. Le colonne, con eleganti capitelli corinzi, sono volutamente sproporzionate rispetto allo spazio, come se la loro forza plastica costringesse le superfici a flettersi. La cupola ovale, coperta da un complicato disegno in tessuto di croci, esagoni e ottagoni, si direbbe deformata e schiacciata dalle curve degli archi. Nell'adiacente chiostro del convento, lo spazio, già esiguo, è ancor più ridotto da forti colonne. La simmetria distribuisce gli intervalli con un ritmo alterno di larghi e stretti. L'assenza di angoli accresce l'effetto di circolarità, come se la superficie si incurvasse sotto l'azione di una tenaglia. È una sorta di miniatura, la cui esistenza sembra inconcepibile nel gioco perfetto delle proporzioni, nell'insieme di portico e loggia al piano superiore. La facciata concava dell'oratorio dei Filippini fa apparire le lesene sempre di spigolo, in una condizione di luce sempre diversa. Le forti membrature non sostengono nulla e anzi talvolta si contraddicono. I critici neoclassici accusarono Borromini di lavorare come un ebanista, perché intaglia nervosamente i piani, spezza le linee, insiste sull'ornato finissimo e spesso capriccioso delle superfici. Quando nel 1646 viene incaricato di restaurare la Basilica di San Giovanni in Laterano per il giubileo del 1650, il Borromini si trova alle prese con un grande spazio di cui non può mutare né le misure né il perimetro. Chiude le antiche mura come in una teca, sfrutta tutta la luminosità del vano per dare valore ai diaframmi chiarissimi delle pareti e alla decorazione elegantissima, quasi fingendo che i fedeli abbiano adornato di fiori e di palme la chiesa nel giorno della festa. Le navate laterali sono un esempio di eleganza e di purezza stilistica. Ma il restauro di San Giovanni, rimasto incompiuto, amareggia l'artista. La ripresa trionfale del Bernini, col favore di Alessandro VII, lo umilia, poiché gli impedisce di compiere l'opera che doveva essere il suo capolavoro.
la facciata della chiesa di Sant'Agnese in piazza Navona ha un fronte cavo che sembra cedere alla pressione del grande spazio della piazza, alla cui estensione longitudinale fa contrasto lo slancio della cupola inquadrata dai due campanili. È l'ennesimo gesto della ininterrotta polemica anti-berniniana che oppone il particolare alla contemplazione dell'universale. Lo spazio urbano, per il Borromini, è il luogo dell'esperienza religiosa intrecciata al lavoro quotidiano, un lavoro di precisione ascetica. Questa interpretazione degli ideali dell'individuo e della comunità garantì all'artista un notevole successo anche presso il mondo protestante.